Bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Mister Ego, oggi siamo tornati come sempre a bomba su Clash Royale. Ragazzi, oggi con un nuovo video, come potete vedere, siamo in Lega 8. Ieri in live, ragazzi, abbiamo cambiato il nostro deck e quindi oggi vado a parlare di questo deck Bridge Spam molto meta rispetto al classico. Se vi piace utilizzare P.E.K.K.A, ragazzi, utilizzatelo, perché ieri in 2 ore di live abbiamo fatto due leghe, la 7 e la Lega per la 8, quindi veramente abbiamo scalato tantissimo. Se vi siete persi la live, ovviamente ve la lascio in alto a destra nelle schede. Con il lecchino di supporto già sapete quello che dovete fare, cioè bel pollicione all'insù e iscrivetevi possibilmente attivando la campanellina, così quando vado in live vi arriva la notifica e viaggiate tranquilli. Questo è il deck, ragazzi, che mi ha portato in Lega 8 senza troppi problemi. Devo dire la verità, per la Lega 8 non ho avuto problemi, mezz'ora e mi ha tirato su senza troppi problemi. Per la Lega 6 invece, ragazzi, nonostante ci fossero i gradini d'oro a disposizione, non nella Lega Campione quella prima, quindi ieri abbiamo pushato veramente un sacco, ho avuto problemi, ma con i problemi è venuto fuori sto deck che già conoscevo e ho potenziato addirittura anche due carte, la Fireball al 15 e Casper al 15, perché me l'avete consigliato ieri in live. Signori, veramente mi ci sto trovando divinamente. Se siete giocatori anche voi come me di Bridge Spam, è il miglior Bridge Spam che personalmente vi posso consigliare in questo momento su Clash Royale. Ovviamente giochiamo ladder, ragazzi. Non so se abbiamo le robe al 15. Ok, sì, le abbiamo. Abbiamo trovato intanto un opponente al 14, quindi possiamo sfruttare il nostro vantaggio. Per le prossime live, ragazzi, ve lo dico, devo cercare assolutamente di sistemare questa roba qui che gioco dal PC, perché mi è molto più complicato andare a pushare giocando da PC, però almeno in questo momento vi garantisco una qualità veramente tanto superiore, signori. Bella Fireball sotto, Casper al 15, tanta roba, ragazzi. Mamma mia, è la prima volta che sto a testare le carte nuove al 15, quindi anche per me è una mezza sorpresina. Ariete da battaglia ce l'abbiamo sempre al 15, quindi molto molto bene. Lui con il domatore, ragazzi, ci è entrato divinamente. Andiamo con la zappettina. Oh, buona, 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 ragazzi. Buona, 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 perché la Bandit si è pigliata tutti i danni. Andiamo a attivare l'ability del Little Prince. Ottimo. Ottimo, signori. Come potete vedere, raga, gli arcieri ancora non li utilizziamo, però è molto più veloce rispetto al 3.9. E sta cosa qua, raga, cambia tantissimo lo stile di gioco. Certo, rimane sempre, regà, bridge spam, quindi con quel concetto che dobbiamo andare a risparmiare l'Isir per poi partire in contrattacco, ma essendo di 0-3 più leggero, possiamo anche escludere il P.E.K.K.A se non ci serve e andare pesanti con il resto delle carte. Ovviamente abbiamo un piccolo vantaggio a disposizione perché abbiamo tante carte al 15, non tutte. Lui stessa cosa, il domatore però ce l'ha al 15, mi pare che il ragazzo si è ritirato. Se così dovesse essere, tanto meglio per noi, ragazzi. Assolutamente. Pushiamo lì del Prince al 14. Non l'ho voluto potenziare, raga, perché non sono tanto convinto di portarlo al 14. Ma tanto, anche se mi dovreste dire, Ego, portalo al 15, non ho i Joy Elite, quindi non si può fare per il momento. Comunque, veramente, Bridge Spam, assurdo. Nuovo game, ragazzi, contro Stipa. Non ho notato nemmeno tantissima difficoltà contro Bombolone alla Crema. Ho notato tanta, tanta difficoltà, ragazzi, ovviamente contro l'Avalon, perché non abbiamo Mago Zap, non abbiamo arciere magico, abbiamo Little Prince e arcieri. Altrettanta difficoltà, manco a dirlo, ragazzi, manco il tempo di dirlo. Lo beat, molta difficoltà, perché avendo Zap, signori, non riesco a shottare immediatamente quella roba lì. Purtroppo non so se optare per la tronco a differenza della Zap, perché la Zap mi torna tanto utile, ragazzi, contro Torre Inferno. Non ci avete avuto un'idea di ieri live quante volte mi è tornata utile la Zap. Però potrebbe essere un change bello gustoso, bello sostanzioso, ragazzi, da andare a fare proprio in caso di estremis tantissimo. Bandit al 15, bella gustosa. Bellissima anche la Bandit al 15, ragazzi, mamma mia, non vedevo le carte in questo modo. Non si è attivata la centrale, quindi GG. Perché portando sempre deck, ragazzi, belli in meta, la possibilità di provare le mie carte, il mio deck al 15 in ladder, mi viene un po' scomodino e delle volte impossibile, ragazzi. Però devo dire che veramente leggere 15 sulle carte, soprattutto su Casper e sulla Bandit, mi fa sorridere tantissimo. Allora, la centrale non ho modo di farmela attivare, purtroppo. Qui andiamo con gli arcieri.
belli strong. Ci tiro anche la Bandit, sì, perché tanto mi devo andare a ciclare il deck. Tronco, l'ha fatto per ciclare lui perché ha delle visiere a disposizione. Andiamo con Casper di qua. Perfetto, ci siamo fatti pure un po' di robetta. Vediamo se mi tira la Torre Bombi, ragazzi. Sarei contento se mi dovesse tirare la Torre Bombi. Niente Torre Bombi, quindi andiamo con il Little Prince. Bello centrale, ragazzi, perché così ci facciamo fuori il Barrel, se me lo dovesse tirare. Ok, niente Barrel, quindi andiamo ad abilitare. Ok, perfetto, ragazzi, ottima la fase difensiva in questo caso. Andiamo con la rete da battaglia. Ok, Fireball di qua perché tanto mi dovrebbe piazzare in teoria la robetta. No, ok, qui si va a zappare tantissimo. Ok, perché i barbari a 15, raga, fanno male. Barbari a 15 sicuramente fanno tanto male. Andiamo a fare di questo. Andiamo con una fireballita. Fireballita, bella strong. Ok, 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 ci siamo difesi. Ci siamo difesi, ragazzi, molto bene. Andiamo con la rete da bottle. Perfetto. Ci tiro una bandit, raga, per non saper né leggere né scrivere. Torre bombardiera fatta fuori, perfetto. Andiamo con Casper che comunque dà fastidio. Principessa fatta fuori. Ottimo, magari non lo vede nemmeno quel Casper, raga. Magari fessa chiotto. Buono, zap. Perfetto, andiamo con gli arcieri. Casper c'è entrato in hit molto molto bene. La zap purtroppo ahimè non ce l'ho a disposizione. Andiamo con la bandit qua centrale, raga, perché devo cercare di limitare quanto il più possibile i danni. Quanti danni che mi ha fatto il tipo? Ti prego no. Ti prego per favore, perdonami per mi vita loca. Andiamo con la fireball. Perfetto, la zap quanti danni ci fa? Quanti danni ci fa? Più di 29. Quindi anche la seconda, ragazzi, è andata. Pure contro bait, mamma mia. Terzo game, ragazzi, tut flamme. Così, di QLF, belli il legalotto. Regà, non mi sto inventando niente, lo state vedendo. Io mi trovo benissimo con questo deck perché sono nato su Clash Royale con il Pekka e andare a utilizzare un deck Pekka con cui mi ci trovo meglio rispetto al classico tanta roba, perché significa che è un po' più in meta. E vi posso assicurare che ieri live ho testato anche il classico e non si poteva proprio fare. Cioè, se vi andate a rivedere la live, ragazzi, ve lo auguro tantissimo, non si poteva proprio fare. Andiamo a zappare, ci poteva arrivare un attimino prima, ma purtroppo utilizzando il mouse ci sono arrivato un pelo tardi. Vado a fare di questo, regà, quante meno hit riesco a prendere da quella mongolfiera meglio è. Fortunatamente non ha mastino. Ehi, ok, ok, torre, non dico buttata giù, ragazzi, però quanti danni con la mongolfiera a 15. Ok, torre buttata giù, regà. Torre buttata giù, non ci ha pensato minimamente proprio. Andiamo con la fireball, ok. Non riesco ad abilitare. Di là comunque sì, abbiamo fatto lo sfracelo di danni, quindi top. Avevi potuto abilitare, sicuramente. C'ha la gelo, raga. Balloon freeze, molto molto particolare. Abbiamo gli arcirevo. Quindi dobbiamo stare attenti in maniera assai sincera a quella freeze là. Quindi il principino ce lo dobbiamo tenere stretto. Così se ci gela loro non abbiamo problemi perché andiamo a tirare il Little Prince. Quindi cosa mi converrebbe fare in questo momento? Non andare con la mongolfiera perché con il Pekka, perché lui uscirebbe cattivissimo con la mongolafira, giustamente. Quindi, visto che non dovrebbe avere in cycle gli scheletrini, andiamo con la rete. Cerchiamo di gustarcela per... Oh, al 15 non viene shottata la bandit. Questa grandissima value, ragazzi. In questo caso, grandissima, grandissima value. Andiamo con il Pekka. Perfetto. Vi ricordo la sua freeze, ragazzi, ma mi sa che c'è fa un bordello di danni. Sì, perché mo va a gelare. Eccolo là. Eccolo là, signori, che è andato a gelare. Va bene. Ok, it's not a really problem. Torre buttata giù. Vediamo se riusciamo a recuperare un attimino, signori. Via con la zap. Perfetto. Ok, doppio dash della bandit. Ottimo. Va bene. Pekka forse ci arriva. Oddio. Oddio, fra, stai a rischiare una cifra, Perché il Pekka al 15 ti fa male. Pekka al 15 ti fa male, raga. Ah, oddio, oddio, sì. Portiamoci avanti con i danni, per favore. Fireball. Ok. Valkyria non ha hitato, quindi ottimo. Vediamo un po' se riusciamo a essere sul Crispy McBacon tantissimo. Ok. Andiamo con la zap di qua. Ok. Piazziamoci una bella bandit per non saper né leggere né scrivere. Ok, let's go. Madonna. Fireball tantissimo. Non voglio rischiare proprio di niente, raga. Proprio di zero voglio rischiare. Ok, andiamo a fare di questo. Facciamoci fuori quella tiro. Ok, 4 secondi, raga, non ci sto a credere. Dai, Fra, non è una spell. Oh mio Dio, raga, no, basta. Termino qui. A scherzare, raga, ce ne facciamo subito un'altra. Però che cacchio di partite stanno uscendo, signori. Che cacchio di partite stanno uscendo. Vabbè, meglio per noi, raga. Meglio per noi tantissimo. Arcieri dal fondo.
Il tipo c'aveva la gelo, regà, quindi veramente ci poteva mettere in tantissima difficoltà, come ha fatto. Però siamo stati anche belli Shandoman noi, mi raccomando, con il lecchino di supporto e con l'iscrizione al canale. Non posso pushare, regà, non posso pushare in maniera più assoluta possibile, però. Mi tiri una bella botta a quel principe al 15, perché al 15 soprattutto, ok. Va bene, regà, nel complesso ci siamo mossi, devo dire, abbastanza bene. Andiamo con la rete. Perfetto, Ariete ci ha pigliato gli schiaffi, però almeno ci siamo difese. Buona la Valchiria di là, per lui. Valchiria ce la gestiamo bene con Casper. Attenzione che lui c'ha, mi sa, credo, tutte le carte al 15. Quindi non lo so quanto potremmo essere fortunati contro il tipo. C'è anche il gigante Royale, bella la Fireball. Oddio, bella, sinceramente non l'ho capita. Non posso andare con la Bandit, quindi proviamo a fare una cafonata con il Little Prince, ragazzi. Vediamo se ci esce la cafonata. Oh, abilitato male. Ho abilitato male, ragazzi. Andiamo con la Bandit. Ok. Ok, abbiamo pigliato una hit. No, sì, una hit abbiamo pigliato, va bene. Principe al 15 l'abbiamo gestito. Ci abbiamo il pack a disposizione, quindi non rischiamo che lui cicla prima di noi. Ecco perché ho deciso di non utilizzare pack da ponte. Andiamo con la zappa perché lui ha la gang. Ok, dovrebbe resettare la torre inferno, quindi ottimo. Ok. Dovrebbe tirarmi gang, ragazzi. Dai che mi tiri gang. Non mi ha tirato gang, quindi gli sono entrati in hit, devo dire, abbastanza bene i barbari. Andiamo con il principino. Andiamo a fare di questo con l'ability subito, bello fresco. Perfetto. Perfetto, signori. Sicuramente si va a zappare. Ok. Ok, Little Prince è entrato dentro molto molto bene. Va bene la Fireball fra, ci sta tantissimo. Non dovrebbe avere molto elisir, ragazzi, quindi via con la Bandit, diamo un po' di fastidio. Ok. Ok, fra. Ok. Andiamo a fare di questo con il fantasma. Perfetto. Ottimo. Via a fare di questo. Ok. Zappa la mano. Dai. Ok, ottima. Zappa. Ok, ne ho missato uno, ma non è un problema. Andiamo a fare di questo con la Bandit. Andiamo a fare di questo con il Pekka da quest'altro lato. Perfetto, Bandit è entrato su Valkyria, quindi ottimo, ragazzi. Dovrebbe andare con il principe lui. Torre inferno, ci sta tantissimo. Ci tiro sta Fireball, ragazzi, per non saper né leggere né scrivere. Oh, Fireball, abbiamo preso il principe anche, ragazzi. GG. Casper ci spara un'altra bella hit succulentissima sotto torre. Molto molto bene. Lui già si è ciclato mezza roba, andiamo ad abilitare. Questo è poco ma sicuro. Perfetto, ottimo. Non ha pigliato la roba. Andiamo con la rete da bottle. Potrei fare Fireball e Zap tantissimo. E credo proprio che... no, non serve nemmeno. Mamma mia, raga. Mamma mia, che bel bridge spa. Signori, cioè, ha parlato, credo, abbastanza bene questo deck. Mi fermo, perché sennò c'è il rischio addirittura di arrivare in Lega 9 in questo video. Sinceramente vorrei andare un attimino più con calma. Signori, questo deck veramente è stato qualcosa di rivoluzionario per me in questa season, che vado ad utilizzare Bridge Spam. Ve lo consiglio a tutti quanti voi che siete nella mia situazione. Vi piace il Pekka, sapete utilizzare maggiormente solo un deck con il Pekka Bridge Spam, utilizzate questo deck perché veramente è molto molto succulento. Io vi ringrazio come sempre per tutto il supporto che dimostrate in ogni singolo video, in ogni singola live. Mi raccomando, con il lecchino di supporto e con l'iscrizione al canale. Vi mando un abbraccio enorme e ciao ciao da Mister Ego.